Benissimo, siete collegati con la redazione di Pianeta Oggi TV online da Venezia. Buonasera a tutti coloro che sono sintonizzati. Dunque riprende questo filo diretto speciale Comondo 2000 per continuare a commentare la manifestazione di questa mattina, e sottolineo mattina, dopo vi spiego perché, a Roma, che si è tenuta a Roma per la difesa dei magistrati antimafia di Palermo, con riferimento particolare al giudice Antonino Di Matteo, che, come sapete tutti, me lo auguro che tutti lo sappiano, che è stato minacciato pesantemente da Totò Riina nei mesi scorsi. Ecco, dunque, riprendiamo allora il filo diretto. Sono le 23:21, alla regia centrale a Treviso abbiamo Rosario Moreno. Dunque, qui con me, come promesso, ho un ospite graditissimo, che sta veramente facendo i salti mortali, perché io penso che sta facendo tutto un dritto qua, è da 24 ore che non dorme. Lui è Andrea Del Sozzo del Movimento Agende Rosse, l'avete sentito questa mattina. Grazie a lui abbiamo poi fatto altre interviste, tra cui anche a Salvatore Borsellino. Ecco, io saluto Andrea, grazie per essere qui in studio intanto. Nulla, buonasera Rosario, buonasera Massimo, buonasera a chi ha il coraggio, la pazienza, la determinazione di stare ad ascoltare noi che stiamo parlando. Io ho solamente fatto una precisazione, Massimo, permettimi. Certo. Io sono come quella favola di quell'uccellino che porta la goccia d'acqua. C'è un incendio, io porto la mia piccola goccia, modesta, umile. Tutti portiamo la nostra goccia, io porto la mia, punto. Certo. A questo punto a me non interessa passare 2 giorni in bianco, fare 500 chilometri, ora di strada, eccetera, eccetera. Ma interessa portare la mia piccola, modesta goccia di acqua. Certo. Questa mattina, tra l'altro, adesso veniamo al modi della... Che poi non è ancora finita, perché devi andare a Udine, quindi è altro 2 ore. Vabbè, quello è un mio problema, come si suol dire, ma che comunque affronto sì, tranquillamente, anzi, con la gioia del cuore. Ecco, intanto vorrei precisare che con quei sconti che sono successi oggi pomeriggio, voi non ci siete... Assolutamente nulla, ripeto, ecco. Assolutamente nulla. Ecco, ecco. Il movimento delle agende rosse nasce come un movimento pacifico, come movimento pacifista, tant'è che Massimo mi può testimoniare, sono qui in giacca e cravatta, e notoriamente non si vanno a fare le risse con una cravatta, ecco. Certo. Nasciamo come movimento normale di cittadine e cittadini, nasciamo come movimento pacifista, dicevo, solo perché in Italia non si parla di quello che è il problema trattativa Stato-mafia, con tutto quello che ne consegue. Totò Riina che minaccia Nino Di Matteo è l'ultima pedina. Il fatto che vogliono spostare il processo della trattativa da Palermo a Caltanissetta è un altro passo che vogliono fare. E gli unici avvocati che si sono opposti, sì, a questo spostamento sono stati gli avvocati di Massimo Giancimino. Cioè, qui ragazzi stiamo toccando dei punti che onestamente ci mandano un attimo fuori di testa, come si suol dire. Non si riesce a capire perché si vuole spostare un processo che è nato a Palermo da giudici palermitani con imputati quasi palermitani. Cioè... Sì. Ma poi io vorrei anche toccare un altro argomento sì, che mi fa onestamente quasi ridere. Cioè, com'è possibile, cioè, questo fa parlare anche adesso, che devono nascere delle scorte civiche. Ma non ho capito, lo Stato dov'è? Alla luce di un problema così grosso, così allora, gravissimo. Allora, quando... scusa se ti interrompo, Massimo. No, ho finito. Ma, la foga è tanta. Non siamo come da qualche altra parte che... La foga è tanta. Finisce il minuto e tagliamo. E comprendere tutto. Hai tutto lo spazio, guarda, io sono qui comodo, seduto, Rosario altrettanto, siamo qui che ti ascoltiamo. Ma hanno dato gli ascoltatori, comunque. Anche loro. Abbiamo un pubblico buono. Immagino. Quando il signor Totò Riina, perché bisogna sempre pure stare attenti a come si chiamano queste persone, sì, il signor Totò Riina ha minacciato il giudice Di Matteo, e non solo il giudice Di Matteo, ripeto, non solo il giudice Di Matteo. Ricordiamo questo, esatto, ecco. Bravo. Sì.
noi abbiamo assistito ad un assordante silenzio delle istituzioni. Ripeto, un assordante silenzio delle istituzioni. Questa mattina abbiamo avuto la conferma dell'assordante silenzio delle istituzioni. Mi vengo a spiegare. La manifestazione di questa mattina, organizzata dal Movimento delle Scorte Civiche, poi spiegheremo che cos'è la scorta civica, se mi permettete. Sì, sì, infatti volevo arrivare lì anche. Era una manifestazione organizzata da circa un mese. Ok? Quindi la Questura di Roma avevano preso contatti con la Digos di Palermo, con la Digos di Milano, ci sono state una marea di telefonate. Oggi a Roma avevamo funzionari della Digos di Palermo che erano i responsabili del servizio. Quindi da Palermo sono partiti dei funzionari per venire a Roma con una grave di costi e quant'altro. Non discuto su questo. La sicurezza della persona è al di sopra del costo. È un mese che il nostro egregio signor ministro, dottor Angelino Alfano, sapeva che stavamo raccogliendo umilmente delle firme di cittadini e cittadine, anzi cittadine e cittadini, scusatemi, delle firme che cittadine e cittadini mettevano senza nessuna forma di ricatto da parte nostra, minaccia da parte nostra, pagamento, erano liberi di mettere una firma o meno, libertà. La libertà di mettere una firma per dire sì, vabbè, ci avete ragione, effettivamente c'è qualcosa che non guarda, metto una firma. Abbiamo raccolto circa 6.000 firme a livello nazionale, come dicevo stamattina. Il dato preciso non lo conosco perché non ero io l'ha detto alla conta, al computo finale. Siamo intorno alle 6.000. Sì, posso circa 6.000, sì, sì. Si possa confermare il dato. Certo. E ripeto, il nostro carissimo signor ministro degli interni, il dottor Angelino Alfano, oggi non era al Quirinale, al Viminale, chiedo scusa, al Viminale. Uno dice, vabbè, non c'è il responsabile del Viminale, ci sarà un vice responsabile, neanche lui, ci sarà un vice responsabile di un vice responsabile. Beh, ci hanno detto che il sabato e la domenica al Viminale, in un paese che, come ho detto stamattina, esporta democrazia, in un paese che è democratico, in un paese che si vanta di avere una carta costituzionale, dove il cittadino è posto al centro del paese, se ad un cittadino succede qualcosa il sabato, beh ragazzi, aspettate il lunedì mattina, perché questi sabato e domenica già hanno voglia di lavorare. E mi limito qui perché sì, se no rischio la querela da parte di queste persone. Scorte civiche. Vabbè, questa è una cosa che... Io mi sono limitato a ripetere quello che probabilmente vi ha già detto Salvatore Borsellino, sì. Io non ho sentito la telefonata, eravamo impegnati in 200 cose contemporaneamente, certo. Quindi mi sono semplicemente limitato a ripetere con parole mie, con parole umili, il concetto che ha espresso Salvatore. Io sì, ti ripeto, non ho sentito la telefonata, ma so che perché era questo il motivo della chiacchierata oggi a Roma. Mi ha ripreso poi il discorso anche, cioè l'ha detto prima anche il vice direttore di Antimafia Filippina, ecco che appunto... Ecco, quindi mi sono fatto, come si dice, eco di altre eminenti persone. Cioè, anche lui ha ribadito il fatto, no, ma ormai insomma, cioè, in un paese così, in Europa dobbiamo arrivare cioè, a fare delle scorte civiche. Le scorte civiche, nascono, così diamo una volta per tutte, cerchiamo di sfatare questa scorta civica, che non siamo militarizzati, non siamo nulla di particolare. No, no, assolutamente. Siamo donne e uomini, ragazze e ragazzi, maggiorenni, anche se devo dire che a Palermo praticamente tutte le scuole partecipano a questa... Cioè, guidati da maggiorenni. Ovviamente. Nasce questo discorso di scorta civica appunto dal fatto che hanno tirato fuori la storia che il bon jammer potrebbe far male a chi porta il pacemaker. Ora io non sfondo un portone aperto con te Massimo, perché so che sei un SWL, SWL, cioè un radioascoltatore, io sono radioamatore. Sì, 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 sì. Sono tra l'altro anche per le telecomunicazioni, quindi forse qualcosina ci capisco di queste cose. Certo. Cioè, ma quando noi andiamo in giro con due telefoni cellulari e per rispondere meglio al cellulare ci invitiamo sotto all'antenna del telefono, ragazzi, ma quello ci fa male. Non è il bonjammer che passa 5 minuti. Sì, sì, ma e poi... È lo stesso bonjammer che poi, scusami Massimo, questa ce l'ho proprio sulla punta della lingua, prego. È stato usato tranquillamente dal signor Mr. Obama, sì, esatto. Ed è stato usato tranquillamente dal signor Putin. Certo.
che noi abbiamo avuto il piacere o il dispiacere, dicete voi, di ospitare qui a Trieste. Nei momenti in cui signor Obama e Mr. Putin erano in giro, uno a Roma, l'altro a Trieste, le nostre forze dell'ordine, che notoriamente comunicano non più con le radioline ma con i telefonini, erano isolate. Quindi, ci fosse stato un attentato, mi metto nella condizione peggiore, non che l'auguro a nessuno, perché la morte non si augura, se ci fosse stato qualcosa, un signore che cadeva per strada, se rompeva una gamba, bisognava aspettare che Putin se levava dalle scatole per poter fare una telefonata. Ecco, scusate, io poi divento volgare nelle parole, ma... No, il concetto è questo. Comunque, per dire, cioè, il congiame passa un momento e basta. Cioè, mentre il cellulare, ecco, l'abbiamo sempre costantemente... Il cellulare, chi è che non ha un cellulare in tasca in questo momento? Alzi la mano, eccolo. Certo. Sì, cioè, ormai avere un cellulare in tasca, non si esce la mattina se non c'è il cellulare. Sì. Non ci si lava la faccia, non si prende il caffè, ma il cellulare, sì. Lavora su alte frequenze. Non discuto. E quindi fa più male rispetto a un'antenna radioamatoriale. Io ho fatto infatti l'esempio con l'antenna radioamatoriale, perché? Perché io come radioamatore ho il problema degli inquilini che non mi fanno... Perché inquino? Sì. Perché il wifi dei nostri router. È peggio delle onde corte. Ecco, da molti più problemi questa antennina e questo wifi qui che ho congiato. Sì, che fa parentesi è spenta, perché io ho il cavo appunto perché so di queste cose qua. Okay, la finestra è mai spenta. Ma vedi Massimo, non tutti hanno le tue conoscenze tecniche, la tua anche intellettiva. Anche perché manca l'informazione. Ecco, cioè siamo di fronte. L'OMS ha detto che fanno male i cellulari. Siamo di fronte ad una situazione. Come hai detto tu perfettamente, manca l'informazione. Però allora, quando è arrivato Obama o Punti a Trieste, cioè, nessuno ha sollevato il problema che fa male il bombeggiamento. Solamente adesso viene sollevato con magistrati antimafia. Vedi Massimo, il processo della trattativa, andiamo un attimo a vedere come è nato e chi è imputato. È nato dalle dichiarazioni di un tale che si chiama Massimo Ciancimino, figlio di Don Vito Ciancimino, figlio di colui che ha saccato Palermo, che ha saccheggiato Palermo, che ha distrutto Palermo, benissimo. Massimo Ciancimino, che tra l'altro, posso dirlo con una certa tranquillità, sarà presto ospite in Friuli Venezia Giulia per una conferenza che ha detto sì, avrei piacere di venire a presentare un libro, li chiamiamo a presentare i libri con la scusa del libro, poi si fa una chiacchierata. Qui ci lo farei sapere poi, quando sarà. Appena avrò la certezza, io ecco, darò. Però la... ecco, insomma abbiamo un po' il tempo che è contato. Vorrei soffermarmi sulle scorte civiche, ecco, spiegare alla gente cosa dice la gente, cioè perché va da questi magistrati. Perché la gente va da questi magistrati? Per un motivo molto semplice, per dovere civico. Per la cosa più stupida, più semplice, più cretina che ci sta sulla faccia della terra oggi in Italia, dovere civico. Se io come cittadino italiano pretendo la sanità, pretendo che le strade siano curate, pretendo che le ferrovie funzionino, io devo fare il mio passo. Certo. Devo portare quella famosa goccetta d'acqua, piccola, umile. C'è un problema, Di Matteo è stato minacciato di morte, non mi è stato dato il bugiardo, benissimo, io scorto Di Matteo, ma metaforicamente, attenzione perché ho detto prima, lo ripeto, non siamo militari, non andiamo in giro con la pistola, andiamo in giro con un'agenda rossa, andiamo in giro con un cartellino che poi, non so se lo vuoi scrivere tu, con scritto scorta civica. Ah, sì, sì, certo. Non andiamo in giro con Kalashnikov, sì, con carri armati, attenzione ragazzi. No, lo abbiamo qui, infatti, scritto in grande, che lo si appende al collo. Sì, lo mettiamo al collo in queste manifestazioni. Per sensibilizzare questa per attenzione. Tentare di sensibilizzare chi non sa che c'è il processo della trattativa, chi non sa chi è Dell'Utri, chi non sa chi è nominato... Todorina, chi crede che Provenzano sia un povero disgraziato che ha rubato caramelle a un bambino. Sì. Perché questa è la cultura italiana, perché fino a che in Italia noi, invece adesso stiamo guardando, possiamo dire tranquillamente, Rai News 24, sì. Invece di guardare un canale come Rai News 24, sì va bene, fa le notizie, d'accordo, ma si va a guardare un programma che io non voglio definire con parole sbagliate, ma molto culturale come il Grande Fratello, cioè ragazzi, quando a me quella del Grande Fratello mi viene a dire se chiudete il Grande Fratello ammazzate la cultura in Italia, io perché non ho una pistola, se no mi sarei sparato in quel momento. No, io mi sarei sparato lì, perché abbiamo toccato non il fondo, abbiamo scavato e ritoccato un altro, e stiamo ancora scavando. Ok,
chissà che troviamo sotto la fogna alla fine. Io penso che, so, io spero che sotto, già l'abbiamo trovata. Io spero che 23:34, ancora una domanda, sì. Andrea. Insomma, un grande sforzo, eravate in tanti, sì. È passato un messaggio ben preciso, un messaggio... Sì, sono passati due messaggi precisi. Sì. Eravamo circa sulle 600 persone, adesso persona più, persona meno, non siamo i tipi che si mettono lì a contarle, e questo è compito di altre persone. Posso solo dire che la piazza dove ci siamo ritrovati, che in un primo momento doveva essere piazza del Viminale, che poi ci è stata negata, però per motivi di ordine pubblico, non lo scopriamo, abbiamo optato per piazza Beniamino Cigli, praticamente a 500 metri dalla piazza del Viminale. Perché purtroppo ha coinciso con le altre... Ha coinciso con quello che abbiamo visto, che avete visto, perché sono arrivato sì, adesso, sì, che avete visto voi e che avete sicuramente commentato in maniera, voglio sperare di non sbagliare se dico negativa, quello che è successo a Roma. Sì, sì, abbiamo visto proprio... Quindi dicevamo, eravamo circa sulle 500-600 persone concentrate in maniera molto civile, sì, molto sì, civile, in piazza Beniamino Cigli. Poi dalla piazza Beniamino Cigli dovevano partire due delegazioni, una ventina di persone in tutto, che portavano queste le firme, il pacco delle firme raccolte alla visione del ministro Angelino Alfano. Che non c'era, chi vi ha accolto? Un funzionario di polizia. Ah, un impiegato, insomma. Una persona si è qualificata come funzionario di polizia, ma non ha fatto le tesserine, non ha dato nomi, non ha dato cognomi, non ha telefoni, non ha fatto nulla. Ma vi hanno rilasciato un documento dove... Questo io non glielo posso, non te lo posso dire, Massimo, perché io ho fatto parte di una delegazione che è andata a Piazza del Viminale, ha presidiato Piazza del Viminale, ma non sono entrato nel Palazzo di Potere. Nel Palazzo di Potere sono entrati, allora, Salvatore Borsellino... vice direttore di Antimafia Lorenzo Maldo, sì. una delle ragazze che lavorano al sito 19 luglio, ah, sì. Insomma delle persone molto, un nucleo, diciamo un cerchio, sì, di sì, persone, sì, intorno a Salvatore, ristretto, sì. Ovviamente saremmo voluti entrare in 600, sì, no, e chiaro, questo non è chiaramente, certo, possibile. Certo. Ma io mi auguro che gli abbiano rilasciato un documento scritto che loro hanno ricevuto queste, io onestamente, e si impegnano a... Onestamente, con Salvatore, tutti oggi pomeriggio, anche dopo l'intervento che abbiamo fatto telefonicamente, abbiamo parlato dei bambini, del cielo, delle macchine, ma onestamente questa domanda proprio non ci ho pensato. No, comunque ho visto Salvatore molto soddisfatto. Molto soddisfatto, sì, sì. Molto contento. Soddisfatto, perché... anche stanco. Stanco, perché siamo tutti stanchi. Siamo tutti stanchi di vedere che la parte buona del nostro paese, perché non esistono magistrati cattivi, esistono magistrati che applicano la legge. Se io passo col rosso e il vigile mi fa la multa, la colpa non è del vigile. Quindi è inutile che io riferisco al vigile. La colpa è la mia, pirla, che sono passato col rosso. Il vigile fa il suo lavoro, così il magistrato fa il suo lavoro. Ove e se vi sono notizie di reato, il magistrato indaga. Ci sono notizie di reato, sì, indago. C'è reato, sì, allora devo essere condannato. Processato, anzi, chiedo scusa. Eventualmente condannato. Sono stato a fare il suo lavoro, ecco. come l'infermiere che ti cuce, certo, la ferita che ti sei fatto cadendo con la bicicletta, insomma. Ecco. Certo. No, è chiarissimo. Sono le 23:38, ricordo ai nostri ascoltatori che state ascoltando Sergio Benetto, a Reti Unificati con Pianeta Oggi TV Online. Abbiamo qui l'ospite Andrea Del Ciuzzo del Movimento Agenda Rossa, appena arrivato a Roma, perché c'è stata la manifestazione da Roma, che c'è stata la manifestazione alla quale noi non c'entriamo nulla. Con gli scontri, assolutamente, noi abbiamo chiuso la manifestazione alle 14:00, anzi, per essere precisi, alle 13:58 di oggi. Ecco, quindi la cosa, ecco, è chiarissima, ecco, perfettamente in regola con la richiesta con la richiesta dello spazio pubblico. Perfetto. Allora, poi vediamo se anche il nostro amico Rosario Moreno, che ringrazio, che ci dà questo spazio, che ci permette questa diretta. Ecco, se ve lo fate ancora una domanda, ecco, che poi appunto volevo dire, se Rosario ha delle domande, ecco, benissimo, benvengano. Io, se posso rispondere, sono... Certo, so che stai facendo un sforzo, anzi ti ringraziamo per questo, che sei stanchissimo. Per una carta che si chiama Carta Costituzionale, sulla quale io negli anni scorsi giurai, perché io ho fatto il servizio militare, ho giurato sulla bandiera di difendere la bandiera della Costituzione, io quel giuramento lo porto avanti. Certo, sei stato più bravo di me, insomma. No,
perché io non ho... Vabbè, io ho avuto la fortuna, sfortuna, sì, in quel periodo era un po' ambigua la situazione, sì, dover servire la patria, parolone, no, per il principio, ho cercato di farlo come meglio ho potuto, ho ricordo di aver fatto un giuramento di fedeltà alla mia carta costituzionale e alla mia bandiera, per me finché c'è il tricolore e la carta costituzionale, io devo da cittadino, devo rispettare la carta costituzionale. Allora, prima di dare un attimo la parola a Rosario, sì, ho fatto un'ultima domanda. Ecco, la gente che vi vedeva, i passanti, cioè si informavano, si interessavano, perché per esempio a Treviso vedevo una grande indifferenza, a Pordenone qualcosina, ho visto invece a Trieste qualcosa di più, erano più aperti, chiedevano, poi firmavano, eccetera. È stato... Ecco, a Roma, come reagiva la gente quando vi vedeva lì? Si domanderà, insomma, ma perché queste persone sono qui sabato mattina, che magari potrebbero essere a casa a fare le spese, a fare un po' i lavori di casa, visto che poi durante la settimana si lavora tutto il giorno, cioè non mezzo giornata. Io non so come dimmi. Con cosa possa aver pensato il cittadino romano medio. Ma hai visto persone che chiedevano, che si informavano? Qualcuno sì, si è informato, perché dovete pensare una cosa, io ho delle foto che poi posterò prossimamente su Facebook. Benissimo. Domani, postdomani, con un attimo di calma, Massimo. Certo. La piazza era tappezzata di striscioni. Udine sta con Di Matteo, Palermo sta con Di Matteo, Genova sta con Di Matteo. E quando uno che vive a Roma o gira per Roma e trova una piazza con dei ragazzi con quel cartello che tu hai visto prima, sì, con una nostra agendina rossa in mano, tappezzando questa piazza di scritte a favore della magistratura, a favore del dottor Di Matteo, che ripeto, il dottor Di Matteo è la punta dell'iceberg, è la punta dell'iceberg. Voi mi insegnate che l'iceberg sopra non è poco, sotto non è tanto, sono tutti magistrati minacciati. Ecco, li ricordiamo perché, giusto perché... Tanto per ricordarne uno, tanto per ricordartene uno, abbiamo avuto il piacere di poter ascoltare due parole dette così, senza copione, senza, da Antonio Ingroia, che era a Roma, sapeva la nostra manifestazione, si è presentato spontaneamente, come molti cittadini italiani si sono presentati a Trieste, a Udine, a Pordenone, a Treviso o a Bari, e ha detto, poi è sempre Ingroia, cioè, non puoi negare il microfono, Ingroia insomma, ecco, e ha fatto un bellissimo discorso dicendo una cosa fondamentale, che se noi dell'antimafia, e quando io dico noi dell'antimafia non intendo solamente noi agende rosse, ma intendo noi agende rosse, le televisioni, le radio, anche via web, che danno informazioni che non sono asservite ad un potere mafioso, sono indipendenti. Delle televisioni, delle radio indipendenti come la tua Massimo, come la radio dell'amico Rosario, sì, ce ne sono. Se tutte queste televisioni, queste radio, queste associazioni, le agende rosse, come Libra, come Terra Pulita, come quella che nascerà domani, se noi ci unissimo e avessimo veramente voglia e coraggio di fare il passo, di unirci, lavorare in sintonia, lavorare gomito a gomito, non uno contro un altro, lavorare gomito a gomito, potremmo far approvare quelle tre leggi che servono. Perché per battere la mafia bastano tre leggi: legalizzare la prostituzione, legalizzare la droga, controllare gli appalti. Sono tre leggi banali, stupide, cretine, che portano soldi alle casse dello Stato, sappiamo che le casse sono vuote. Legalizzando la prostituzione, come era ai tempi prima della legge Merlin, lo Stato incassa dei soldi. Io mi chiedo perché gli austriaci hanno fatto una casa di piacere e sembra che sia costata 15 milioni di euro. Perché non potevamo farla, che ne so, a Treviso? A Treviso? Dico, non ce l'ho con i trevigiani, per l'amor del cielo, gente simpatica. Farla, che ne so, a Padova? Ma perché adesso usciamo un attimo fuori dal tema? Sì. No? Ma perché non dire invece eliminiamo la prostituzione? Cioè, voglio dire, cos'è sta storia di queste donne che si mettono per farci soldi, nella per delle cose che c'è anche un valore spirituale? Allora, Massimo, qui apro una parentesi che forse... poi la chiudiamo subito perché sennò andiamo fuori... Io sono nativo di una zona che aveva e che ha ancora oggi un alto tasso di prostituzione.
diciamo, la giornalista Lilli Gruber, la statale 16. Bravo. La giornalista Lilli Gruber scrisse un libro 30 km di sesso. Effettivamente lì c'era una strada, c'è ancora la strada che collega Martinsicuro ad Ascoli, ed era una strada, io quando vivevo giù, in mano alla prostituzione. Domandina. Allora, a Porto Santo Pio c'era una prostituta, ci vedeva una prostituta, sì, a Fermo una prostituta, a Porto San Giorgio prostituta. Per chi conosce un pochettino, cioè, cominciamo un attimo a fare due conti, vendi qui, vendi là, vendi su, vendi giù, oh, ci stanno 100 prostitute. Sì. Possibile che in Italia ci siano 100 ragazze che vogliono prostituirsi? No. Facile, ma è probabile che queste 100 ragazze, 80 non parlino italiano? E di queste 80, magari 70 sono anche, come si dice, diversamente abbronzate? Non voglio usare il termine nero perché è offensivo, ma sono di colore? Sì, sì, sì. C'è una tratta della donna. Purtroppo l'uomo fa la tratta della donna. Non tutti sono capaci di stare alle 11:30 dopo aver passato la giornata a correre a destra manca davanti a un microfono a parlare. C'è anche chi guarda il guadagno facile. Guadagno facile, vado in Romania, compro una donna, la porto in Italia e la metto a lavorare. Gli incassi sono i miei. Bello, lì, o meno. Signorina, lei vuole prostituirsi, è un mestiere come un altro, paghi le tasse. Vabbè, sì, dai, ecco, io Stato ti garantisco che non ti rompo le scatole, tu ai tuoi clienti garantisci che non rompono le scatole, però tu a me Stato garantisci un introito economico. Vediamo. La stessa cosa per la droga, eh? Sì, sì. O per gli appalti, andiamo a vedere gli appalti. Perché una strada che costa 100.000 euro la devo pagare 10 milioni? Perché c'è qualcuno che ci mangia. Allora, questo qualcuno che ci mangia sarebbe il caso che comincia a stare un pochettino a dieta. Non ha mai fatto male a nessuno, ma salta qualche passo. Allora, dunque, 23:46. Rosario, sei delle domande da fare sulla... No, io, se mi permettete, volevo essere un attimo provocatorio con l'amico, no? Scusa un attimo che... è questo, voi avete consegnato le firme diciamo a questo funzionario di polizia? Sì, no, a un funzionario, poi alla fine a forza di trattare, perché c'è stata una trattativa, perché in Italia si è fatto tutto con la trattativa, è stata una trattativa tra noi scorte civiche e questo presunto funzionario del Viminale, è venuto una persona che ha detto no, io sono uno di quelli che lavora qui, un dipendente, un funzionario vero e proprio, non più un funzionario di polizia, ma un funzionario del criminale, al quale, ripeto, Salvatore, Lorenzo e altre persone, se vuoi vi farò l'elenco, non in questo momento perché sì, non sono in grado, è chiaro. Al quale funzionario del criminale, Salvatore Borsellino e altre persone, hanno consegnato circa 6.000 firme. Ecco, la domanda mia a questo punto è questa. Bisognerà, cioè, faccio la premessa, bisognerà seguire l'iter di queste firme se arrivano veramente sul tavolo del ministro, no? E questo è fondamentale. Cosa vi aspettate, cosa ci aspettiamo, perché ci mettiamo anche noi in mezzo in questo caso, come risultato di questa consegna delle firme? Nel senso, se sono abituati a non rispondere mai, si ripartirà alla carica, diciamo, con altre firme, con altri presidi, e che cosa si intenderà fare, oppure non ne avete ancora parlato tutti quanti? No, non è questione che non abbiamo ancora parlato, Massimo, scusami, Rosario, non è che non abbiamo già parlato, non abbiamo bisogno di parlarne, perché sappiamo perfettamente che queste firme diventeranno carta straccia, ovvero sia che verranno messe nel faldone delle cose da fare, ma le cose da fare domani è meglio ancora se le facciamo post domani, perché come ho detto prima, questo processo sulla trattativa va a toccare interessi che non devono essere toccati, primis il capo dello Stato. Non dimentichiamo la lettera scritta dal collaboratore più stretto del nostro signor Presidente della Repubblica, dove ha scritto: io per voi ho fatto cose inimmaginabili. Che cosa hai fatto? Un capo dello Stato che dice quelle intercettazioni telefoniche sono illegali, ma non era intercettato lui. Se io telefono a Massimo e il telefono a Massimo è sotto controllo, non intercettano me, intercettano Massimo o te, Rosario. Se sì, te sì, il mio telefono è sotto controllo, non ti puoi arrabbiare.
E se quello che tu mi hai detto per telefono, trascritto su un brogliaccio, eccetera, eccetera, è insignificante, io posso il capo dello Stato, ma io sono un pirla qualsiasi, non comando nulla, ma se io fossi stato a posto del dottor Napolitano, avrei preso le trascrizioni, sarei andato in TV, avrei detto queste sono le trascrizioni, domani mattina le voglio pubblicate sulla prima pagina di ogni giornale, se non c'è scritto, se io non ho fatto nulla di male. Quindi tu chiedi un po' più di trasparenza? Le chiediamo tutti trasparenza, dal medico della ASL al mega direttore galattico dell'autostrada. Purtroppo questo processo che ha dato origine a un'escalation di violenza verbale, fino a ora verbale, ma non dimentichiamo mai, è uscita fuori di nuovo, caro Rosario, la sigla della Falange Armata, la stessa sigla, e qua i pochi capelli come si stanno cominciando a diventare bianchi, la stessa sigla che ha firmato la strage di Borsellino. Attenzione, qui signori siamo sull'orlo del baratro. Quindi se il popolo italiano non capisce che siamo tornati ai tempi del 90, alla strage di Falcone, alla strage di Borsellino e alle tante stragi di mafia impunite, e non solo di mafia, oserei dire, se non capiamo che siamo tornati a quel punto lì, abbiamo fatto come la pecora che è legata nel campo, non è legata sul palo, abbiamo girato intorno e siamo ritornati al punto di partenza. Se non riusciamo a capire questo, signori, chiudiamo l'acqua e burattina e andiamocene, perché tanto ci ammazzano, anche se è vero che oggi la mafia non ha bisogno di uccidere. Ho visto alcuni cartelli ammazzateci tutti, sì. Ecco, cosa si intende? Semplicemente che ammazzateci. Non toccate Di Matteo, non toccate i ragazzi che fanno la scorta di Matteo, che tra l'altro fanno la scorta con la macchina, con tre auto, delle quali una sola con i vetri oscurati. Cioè, ragazzi, si capisce dov'è, insomma. Volevano dare il lince a Di Matteo, cioè io ho fatto il carrista, il lince non è che sia più grosso del carro armato, ma non è neanche più piccolo. Dove cavolo giro io dentro un paese come Palermo con un lince? E queste sono domande che nessuno sa. Ah, ma gli hanno dato l'elicottero, sì, d'accordo, ma nessuno ha detto che il Palazzo di Giustizia di Palermo non ha l'eliporto, o meglio, ce l'ha in perenne ristrutturazione. Quindi con l'elicottero Di Matteo neanche può atterrare sul Palazzo di Giustizia. Nessuno ha detto che la casa, la via dove abita Nino Di Matteo, sembra, qui devo usare il condizionale, sembra, mi informerò, ti farò sapere Massimo, sembra che sia una via vuota, dove gli appartamenti sono in vendita a prezzo sfacciato. Le cose sono due: o i palermitani che vivono intorno a Di Matteo hanno paura di Di Matteo, che io e te Massimo abbiamo conosciuto, mi è sembrata una persona con un cuore apertissima, disponibilissima, assolutamente. Io non ho ricevuto nessun accenno di violenza da Di Matteo, no, no, anzi è un piacere. Queste sono cose che dobbiamo dire, niente, che abbiamo conosciuto. Certo, è un piacere stare assieme a parlare. Quindi, o gli abitanti della via X di Palermo, dove abita il dottor Di Matteo, hanno paura del dottor Di Matteo, e ripeto, è un pezzo di pane. Sì, sì, ecco, sì, volgarmente giusto, lo potrei trattare come un pezzo di pane e sono sicuro che non si offende. Oppure gli abitanti della via dove abita Nino Di Matteo, che stanno vendendo le case, hanno paura che ci sia una seconda via da meglio. Se c'è una terza alternativa, signori, datemi una mano a trovarla, perché io personalmente non ne vedo. Ecco, il problema insomma è grosso, sento che ci sono dei grossi problemi. Ecco, Rosario, se enormi problemi. Hai altre domande, vai pure. No, nessun'altra domanda, soltanto dico che quando ci sono altre occasioni di incontri che fate come Agende Rosse, insomma, fatemelo sapere tramite Massimo, insomma, che ne terremo conto, insomma, per cercare di pubblicizzarlo quanto più è possibile. Certo, 23 e 53 in questo istante. Allora, un'ultima domanda, Andrea. Le prospettive in futuro, cosa avete in mente come Agende Rosse, come movimento? Come Agende Rosse? Salvatore Borsellino, se ritornerà qui dalle nostre parti. Allora, posso dire con un pizzico di orgoglio personale che il 5 giugno del prossimo anno, perché purtroppo l'agenda di Salvatore è piena, il 5 giugno del prossimo anno ho avuto la prenotazione, usiamo questa terminologia,
per avere Salvatore Borsellino ospite del Movimento della Gente Rossa di Udine, che nel frattempo è nato, poi se ne vuole parlare dire con altre due parole, Possiamo dire in due una parole. conferenza pubblica. Fino a mezzanotte, fino a 24 possiamo andare. Perfetto. Allora, tu sai che c'è stata una ristrutturazione del Movimento Agenda Rossa Nazionale. Era un movimento nato così per caso, nato così sull'onda dell'entusiasmo Spontaneo, insomma. spontaneo, Perché? solo Perché si sente. perché alcuni uomini, donne, ragazzi, ragazze di tutti i centri sociali, perché oggi eravamo dal medico, c'era un carabiniere in borghese, c'erano altre persone, c'era tutto lo scibile umano, come dico io. Da quel giornalista di Antimafia 2000 che ha fatto emergere questa agenda. Sì, quella famosa foto di cui parlavamo l'altra Sì. volta, tirata fuori mi limito, anzi, mi allargo a poter dire dagli amici Lorenzo Baldo e Giorgio Bongiovanni, che hanno ritrovato quella foto e che l'hanno portata, anziché in tipografia, stamparla per il loro Esatto, giornale, l'hanno portata in procura e da lì è nato tutto quanto. senza fare lo scoop, cioè hanno detto No, no, prima questo l'hanno va detto, giustificato, questo assolutamente. va detto sottolineato, solo Antimafia 2000 fa così, eh. Esatto, lo so, Esatto, e infatti mi onoro dell'amicizia sia di Giorgio che di Lorenzo, che tra l'altro oggi era un così. bambino nel negozio di giocattoli, insomma, ecco, e il buon Lorenzo mi perdonerai questa definizione. Bravissimo Lorenzo Baldo, sì. Assolutamente. E stavo dicendo, quindi questo movimento era nato un po' così alla Carlona, alla Garibaldina, diremo un po', armiamoci e partite, armiamoci e facciamo, eccetera, eccetera. Salvatore, a un certo punto, ha visto che questo movimento prendeva, forse avrebbe potuto prendere delle strade sbagliate, forse prendeva delle strade sbagliate, dice no signori, fermi tutti, riorganizziamoci, anche perché così ci contiamo, perché quando un movimento che comincia a portare a Roma in un giorno semiferiale come il sabato 600 persone da tutta Italia, ripeto, forse mancava la Valle d'Aosta, forse, per il, no, 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 non sto scherzando Sì, no, ho Massimo, capito quel concetto, forse sì. mancava una scorta civica dalla Valle d'Aosta. Guarda caso, che poi mi potete allacciare il Sì. discorso, era la sede deputata al dottor Ingroia. Nulla nasce per caso, nulla succede per caso. C'era tutta Italia. C'era assolutamente tutta Italia. Tutte le regioni d'Italia erano presenti con le loro scorte civiche. Chi in 5, chi in 4, chi in 2. Come ci siamo potuti muovere? Quindi dicevo, Salvatore ha voluto forse anche un attimo tirare le somme, dice, ma quanti ne siamo, come ci muoviamo? E quindi ha detto che ha dato via libera alla formazione di alcuni, apro virgolette, gruppi territoriali, chiudo virgolette, nel condominio, in quartiere, ognuno fa come vuole. Prerogativa unica e imprescindibile è l'iscrizione al Movimento delle Agende Rosse, Movimento delle Agende Rosse al quale tutti possono iscriversi gratuitamente. Noi non chiediamo tessere, né le abbiamo mai chieste, né le chiederemo mai, perché un pensiero non può essere pagato, un'idea non può essere pagata. Noi non siamo perché vogliamo andare a governare il paese, perché vogliamo andare a governare l'autostrada. Noi vogliamo la pulizia. Noi vogliamo, nella fattispecie, ci stiamo concentrando al processo della trattativa. Ai discorsi che fece Massimo Giangimino, che probabilmente sarà in zona Friuli, come ti dicevo prima, ci stiamo concentrando lì, ma nel momento in cui avremo focalizzato e fatto focalizzare l'opinione pubblica, processo trattativa, il gioco di Giangimino, il gioco che stanno facendo con Giangimino, sono sicuro che in Italia purtroppo non mancheranno altri obiettivi, purtroppo, e lo dico con il cuore sulle mani, dispiaciuto, non mancano altri obiettivi. C'è una forte tensione a Palermo in questi periodi, ma stiamo ritornando come le stragi, alla vigilia delle stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, secondo Allora, io prima ho nominato una soluzione a delinquere, perché forse non è nemmeno così si può definire, la Falange Armata. te? La Falange Armata che sembra che nasca da una costola dell'Agrario. L'Agrario era un esercito segreto. Cioè, ragazzi, a questo punto cioè, siamo tra adulti, uno più uno a casa mia fa due. La matematica è universale. Gladio, un esercito segreto al servizio dello Stato. Dall'Agrario si stacca un qualcuno, qualcosa, e diventa Falange Armata, che guarda caso collabora con la Camorra, con la mafia, pardon, con la mafia. Quando fa uno più uno, Rosario?
Marco, se siamo capiti sempre, te, sempre due, sempre. Se siamo capiti io e te, cioè qui, Massimo, come scaviamo qualcosa? Ma escono fuori cose inaudite. Escono cose fuori inaudite. Insomma, c'è da preoccuparsi. Te ne dico una e poi abbandoniamo, perché ho un caffè che mi aspetta. Ti ringrazio. Allora, io ho avuto la possibilità di conoscere una vittima, un testimone vittima e scrittore di mafia, Benny Calasanzio. Benny Calasanzio, un borsellino per essere precisi. Il nonno è attuale. No, non è parente di Salvatore, perché no, borsellino... no, del figlio Calasanzio che ha fatto un libro. Bravo. Ecco, sì. Benny Calasanzio. L'abbiamo avuto a Udine, mi sembra, tre anni fa, no? Esatto. L'avete organizzato voi. Esatto. A Butrio, per essere preciso. A Butrio, esatto, eravamo presenti anche noi come televisione. Ecco, Benny, mi vanto di questa piccola conoscenza, mi manda un messaggino via Sorone Network: guarda, sto preparando un libro sul Capitano Ultimo, sulla storia del covo dell'Ina che non è stato. Ebbene, io non so, perché poi mi sono stancato di chiedere cose, giustamente, anche per non dar troppo fastidio. Veniva denunciato ancora prima che lui cominciasse a prendere carta e penna per dire: il Capitano Ultimo è bravo, il Capitano Ultimo è altro, il Capitano Ultimo già questo. Era già denunciato. Cioè, siamo arrivati alla denuncia preventiva. Monica Zomita, che tu hai conosciuto probabilmente, sì, non so se ti ha raccontato una storia. Quando lei scrisse un libro su quello che succedeva in Friuli, Venezia, Giulia, solo per aver detto che il deputato X, ecco, non facciamo nomi, il deputato X, perché è ancora al potere, non mi voglio beccare una denuncia da questi qua. No. Il deputato X in quei giorni era presumibilmente in Friuli, si è beccato una denuncia. Ora, tu che sei un giornalista, Rosario che è un giornalista, sapete perfettamente che quando io, cittadino, vi denuncio, voi non potete più entrare nelle carceri a fare interrogatori, non potete più fare questo, non potete più fare, cioè vi tagliamo le gambe, la mafia non uccide più. Ti lascia senza lavoro. Beh, a parte che noi giornalisti siamo un po' di... La mafia non uccide più, ti lascia senza lavoro. Sì, pare a me che siamo un po' dei servetti più che tutelati, insomma, ecco. Tu forse non lavori, forse lo sai, forse tu sei sempre costretto a lavorare in questo modo, perché non sei a servire al potere. Come freelance, che per vivere bisogna fare poi un altro lavoro per poi. Quindi c'è questo spirito di servizio che comunque abbiamo, Massimo, permettimi, fa onore alle persone come te, come Rosario, che a mezzanotte invece sta a guardare. Non so, il telegiornale, la partita, il film su Sky, su Sky, insomma, stanno lì a rodersi il fegato, perché questo è quello che ci facciamo un fegato grosso così, e non ce lo ripaga nessuno. Perché 30 anni fa ho detto giù sulla bandiera, perché 30 anni fa ho visto che quello, forse la cosa lì era sbagliata. Se siamo dei birra, ti chiedo scusa, Rosario. Beh, sono contento, siamo un bel gruppo di birra. Tutt'altro. Si è sorpresa Rosario, eh? Rosario, dimmi tu, tutt'altro che birra siamo. No, vabbè, io a mezzanotte bisogna anche che butto un guadagno, se no va a dormire, Sì, no, non dormire. No, comunque giornata molto positiva e sono contento per questo, perché da quello che ho sentito sia stamattina, da quello che ci hai raccontato, è una giornata molto positiva questa e speriamo che terranno conto di queste firme che sono state portate, soprattutto, insomma, che non restino in quel cassetto a dormire come tante altre firme che sono state portate negli anni passati, insomma. Perché si tende sempre a imboscare le firme, a dimenticarsele. Ecco una cosa, adesso mi hai fatto venire in mente una cosa, Rosario, ti interrompo, non hai educato, ma perdonami. Dimmi. Sembra, a nome di Salvatore Borsellino, è uscito un tempo fa un post, un documento, nel quale Salvatore disse: ma porco giura, cioè, ma se è vero che avevano proposto il Bonjammer alla buonanima di Falcone, perché non l'avete proposto anche a quel povero disgraziato mio fratello? Il succo è questo, le parole diverse. Salvatore è un ingegnere, sono un pilota tecnico, lui sa parlare, io no.
Ma il discorso è questo, ma se è vero che i tecnici israeliani già nell'80-90 hanno cominciato a dire ma perché non date un buon jammer? Allora forse, uno, i buon jammer servono a qualcosa, due, questi buon jammer non sono così inquinanti, tre, devo dirla? Sì. O lasciamo ai nostri ascoltatori, che spero siano stati tanti, se abbiamo fatto anche una risata, e lasciamo questo enigma. Lasciamogli l'enigma, perché così vorrei riprenderlo in un'altra trasmissione, una cosa del genere. Non è detto che non si possa ripristinare, ripartire una sera con un po' di caffè, ma non dormire stasera, perché ci promettiamo. Se no, ci promettiamo, no, sappiamo che sei sfinito, no, stanco, sfinito. Perché basti pensare. Ho voluto essere presente proprio per poter chiudere il quadrato della giornata, certo. Per fare, come dire, per dare a Massimo e a te, Rosario, la possibilità di un'informazione completa, anche sulla luce di quello che stiamo vedendo in televisione, insomma, di questi scontri a Roma, per poter affermare senza ombra di dubbio. Movimento Agende Rosse è un movimento che nulla ha a che fare con i fatti gravi, gravi di oggi. Certo. Noi abbiamo chiuso il presidio alle 13:58. Chiaramente siamo rimasti lì, siamo amici ormai, come fa, come sta tua moglie, il cane, il gatto, il canarino, solite cose, certo. Ma quando erano già le 16, quando era partito il corteo, chi era già ripartito col treno, chi era già ripartito con l'autobus, chi era già ripartito corso in stazione, in aeroporto, eccetera. Quindi noi nulla abbiamo a che vedere con queste cose. Certo, allora guarda, solo un'ultimissima cosa, se ci puoi ricordare il sito internet di Salvatore Borsellino, così i nostri ascoltatori possono vedere anche sito, a fare degli approfondimenti. Il sito internet del Movimento delle Agende Rosse, al quale invito tutti a iscriversi. Ripeto, non chiediamo tessere di partito, non diamo tessere di partito, non chiediamo soldi, non vediamo lavoro, facciamo tripulatelo, sappiatelo. Il sito è 19 luglio, www.19 luglio 1992, caratteri numerici, 1992.com. Lì voi trovate tutto quello che noi come Agende Rosse a livello nazionale facciamo. Io non so, anzi, come adesso andiamo a vedere, ci sarà sicuramente qualcosa sulla giornata di oggi, ci sarà qualcosa sul banchetto che è stato fatto la settimana scorsa, ci sono i vari comunicati di Salvatore, ci sono tutti i documenti, ci sono i link che a volte riportano anche ad Antimafia 2000, Antimafia 2000 riporta i link, quindi c'è una collaborazione tra queste. Se uno vuole farsi un'idea di che cosa è la mafia, oltre a leggere dei sacri testi, usiamo questa parolaccia, uno quello della Monica Zornita che ti accennai l'altro giorno, anche quest'altro che mi è capitato questa sera tra le mani di un tale Enzo Guidotto, che è un trevigiano, ex esponente, ex collaboratore della Commissione parlamentare antimafia. Presidente dell'Osservatorio Veneto. Esatto. Esatto. Tra l'altro Guidotto sarà ospite a Udine per una conferenza che dovremo fare, adesso ora stiamo ancora. Cioè, signori, ho due mani, come dice, se mangio la pasta non posso allacciarmi la scarpa. Ecco, sono un attimo impegnato e ho dovuto concentrare le mie poche risorse di quello che sarà la giornata di sabato 12 aprile. Giornata finita tragicamente, ma non per colpa delle Agende Rosse. È un caso che abbiano coinciso con lo stesso giorno, del 12 aprile. L'uomo propone e Dio risponde, dicono sì. I preti sacerdoti. Comunque, tornate a noi, il discorso del sito 19 luglio, sì. Voi potete andare lì, potete avere tutte le vostre informazioni, avrete i contatti per poter comunicare direttamente con Salvatore Borsellino o con la sua segreteria, che è composta da ragazzi meravigliosi. Tra l'altro non tutti sanno che la nostra Agendina Rossa, che io adesso sto sventolando in mano, te Rosario non la vedi, ma la sto mettendo davanti alla faccia di Massimo. Ogni tanto la schivo comunque. È stata scritta anche da un trevigiano che fa di cognome Guidotto, di nome Enzo.
Quindi Costanzo Migliotto, che te dicevi giustamente presidente dell'Osservatorio Antimafia del Venera, è anche uno dei capisaldi, come dire, delle nostre fondamenta, ecco, delle Sì, fondamenta del movimento della Gente Rossa. lui. Ecco. Può vantare una personale conoscenza con Paolo Borsellino, tant'è che lui telefonava tranquillamente a casa di Paolo. Insomma, io non so quanta gente può avere il numero di telefono di casa di Matteo, tanto per nominare, il numero di telefono privato di Ingroia, cioè il numolo di telefono di Pavone, che è qui rimesso se non sbaglio, Sì, qui che abita dove, abita qui, a pochi cioè chilometri. Guidotto da Treviso telefonava tranquillamente a Palermo, rispondeva alla figlia del Borsellino, diceva chi è? Ma sono Enzo, ah Enzo guarda, cercherò quest'altro numero. E questo è tutto Noi documentato. intanto, infatti, l'abbiamo anche diverse volte abbiamo intervistato Enzo Guidotto. Perfetto. Senti, io non voglio intrattenerti di più. Se vuoi aggiungere qualcosa, per carità, altrimenti, ecco, Rosario, se sei d'accordo, io passo alla chiusura di questo lungo filo diretto, di questa Certo, non-stop certo. Assistance Web Network. Allora, sono dunque, le 0:10. Io direi di chiudere qui, dunque, questo filo diretto Ecomondo 2000, edizione speciale. Con la collaborazione di Science Web Network alla regia centrale Rolare Moreno, qui lo studio di Pianeta Oggi TV, pianetaoggitv.net, la emittente All News, dunque che a Ritmificate hanno trasmesso questa lunga trasmissione, questa lunga diretta. Dunque vorrei ringraziare per gli interventi da Roma Armando Carta, scorta civica di Palermo. Ringrazio poi Lorenzo Ballo, vice direttore di Antimafia 2000, testata giornalistica online antimafia2000.com, direttore Giorgio Bongiovanni. Poi naturalmente Salvatore Borsellino, che grazie ad Andrea Pezzosso siamo riusciti ad averlo in collegamento con noi e siamo riusciti quindi a fargli alcune domande e alla fine un ringraziamento speciale ad Andrea Pezzosso del Che ha Movimento solo portato la sua goccia d'acqua, e ribadisco. anche due No, ottimo. io la mia Vabbè. modesta goccia d'acqua. Aggiungo io anche due gocce d'acqua, ecco, che veramente ha fatto un H24 da venerdì notte, no, fino a stasera, che riandare a letto alla stessa ora di quando sei partito, insomma, Non forse venerdì anche più notte, tardi, comunque. forse anche No, più. non è il Mi mio problema. raccomando, adesso occhio per la Pontebbana, ti Siamo duri pare. a morire, come dicevamo su Preavi, no? Per queste cose. Vai piano, vai tranquillo, poi naturalmente Sai, sono c'è i la 150 Patrizia euro la che. macchina nel balle, non Sì, mi sarà fico. bene andare a Sì, 70 all'ora, che allora ecco, si sta scherzando, Rosario. certo, Sì, ma cioè, capisco. Comunque capisco anche che c'è una certa stanchezza, Andrea. Ecco. solo che il caffè mi aspetta soprattutto. Ora ci vuole perché appunto devi guidare dopo, quindi grazie moltissimo Andrea Del Grazie Sozzo. a te. Le 0:13 scattate in questo istante, grazie Rosario Moreno, termina qui dunque questo lungo filo diretto. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 11 con Ecomondo 2000, l'edizione normale del nostro giornale radio della domenica mattina. Buonanotte Rosario, buonanotte ai nostri ascoltatori, a voi dunque, a te Rosario, la linea per il proseguo della programmazione della rete. Buonasera, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti quanti e grazie Andrea per la tua testimonianza.